codici ultra oggi sono sempre quelli: aggregazione, aggregazione, aggregazione. C'è sempre il gruppo prima della tua squadra. Un ultras non è un tifoso, un ultras è un ultras perché pensa sempre al suo gruppo. Il gruppo poi pensa alla curva, la curva, se riesce in totalmente, pensa allo stadio, e lo stadio va a fare le feste in città e fa vivere anche alla gente non atalantina quello che è la passione generata dal calcio, generata da quella maglia che indossava tuo nonno, indossava mio padre, indossavano gli amici nostri, tutte quelle cose. L'aggregazione sociale ti permette di fare tutto quello che vuoi. Questo è la base dell'ultras, è questo che conta. Oggi se uno mi dice accetta l'amicizia, dove accetto l'amicizia? Su un telefonino, su Facebook, su cosa accetti l'amicizia? Io ho tre amici, il rispetto deve venire prima, l'amicizia la coltivi se mai con qualche uno. Oggi si va avanti con i telefoni, io ho ancora sempre il telefonino mio che se mi chiami io ti rispondo, finisce lì la cosa, lo uso per quello che deve essere usato. È normale che si sta andando in un mondo veramente, veramente preoccupante. E io onestamente non riuscirei a starci dietro perché ho fatto una scelta di vita. Questo è un problema, secondo me, dove il nostro mondo è stato davvero calpestato nei suoi valori. Calpestato, oggi parla gente che non ha nemmeno vissuto. Io mi ricordo la storia dei Sconvo a Bertona. O la storia delle falange a Catania, ma mi ricordo, ma grazie a quello che ho vissuto sulla strada e grazie a Super Tifo. Io mi ricordo questo ancora grazie a quello che ho vissuto leggendo gli Sconvo a Pisa, i Cavesi, la storia dei Leccesi, degli Avellinesi, i gruppi di tutte quelle provinciali, gli Ascolani.